Ciao ragazzi, ben ritrovati. La Serie A sul suo canale ufficiale ha pubblicato due video a tema toro, il primo con la top 10 dei migliori gol stagionali selezionati appunto da chi è preposto a farlo in Lega e un altro con le migliori parate di Milinkovic-Savic della stagione 23-24. Sono video, sono format che sono stati proposti per tutte le squadre e noi adesso faremo un paio di video in cui li commentiamo. Partiamo da quello dei migliori gol e mentre li guardo cerco di metterveli anche in sovraimpressione, poi qua sotto mi potete dire la vostra o se secondo voi anche magari la Lega Serie A si è dimenticata di qualche gol segnato quest'anno che secondo voi invece meritava di stare in top 10. Quindi vedrete il mio sguardo che si volge di là perché ho il video da commentarvi. Prima di cominciare vi chiedo per favore di iscrivervi al canale, se ancora non l'avete fatto, di attivare la campana di aggiornamenti e di lasciare un like al video. Qualora voleste acquistare delle maglie di calcio a basso prezzo ma di grandissima qualità, vi rimando al link in descrizione, Maglie Calcio Italy, contattateli su Instagram, in questi giorni stanno uscendo tutti i kit per la nuova stagione 24-25 e i ragazzi di Maglie Calcio Italy ce li hanno già tutti in pronta consegna. Quindi se volete informazioni contattateli, utilizzate il mio codice falso9 per un ulteriore 10% di sconto e noi non perdiamo più tempo e cominciamo a commentare il video con i 10 migliori gol della stagione 23-24. Al decimo posto vedo già che c'è un Udinese-Torino 0-1, il gol del 0-1 segnato da Zapata, cross dalla destra di Vojvoda, grande stacco imperioso di testa di Duvan. Questo secondo me già è un gran gol, metterlo al decimo posto. Io non l'ho ancora visto questo video, però so già che non sarò d'accordo, anzi secondo me questo è stato uno dei migliori gol stagionali. Al nono posto Pellegri in Verona-Torino 1-2, cioè Pellegri che si defila e poi con un tiro infila Montipò abbastanza rivedibile, ma questo non è che sia poi un gol così fantasmagorico, più bella la preparazione che l'esecuzione secondo me, e la palla passa anche tra le gambe di Montipò e poi carambola due volte sul palo, vediamo anche l'assist di Lazzaro, ma non lo so, questo mi lascia abbastanza interdetto. All'ottavo posto, Bellanova contro il Lecce, qua c'è un bel fraseggio, la palla arriva a Bellanova, gran coordinazione, diagonale, palla imprendibile per Falcone, e esultanza anche di Bellanova che ha gasato abbastanza, è sotto la maratona. Bel gol, questo è un bel gol, anche come esecuzione, perché Bellanova tiene bene il corpo basso, si coordina e mira molto bene l'angolino, palla imprendibile per Falcone, tiro teso, forte, angolato, bel gol, ci può stare, vediamo cosa ha messo dopo. Al settimo posto c'è Radonjić a Salerno, c'è un'azione con un pallone che arriva quasi al limite dell'area, Radonjić rientrando sul destro batte Ochoa con un tiro abbastanza imprendibile sul secondo palo, poi tutti i compagni lo vanno anche a festeggiare con schiaffi vari, tra l'altro assist di Mbasek se non vedo male, ed è stato uno dei due gol stagionali con il Toro di Radonjić. Al sesto posto Skurs in Milan-Torino, il gol del provvisorio 1-1, partita poi strapersa male, anche qua Skurs in mezzo all'area si ritrova un pallone mezzo calciato male, gira in porta senza guardare e con la complicità di Maignan trova il gol. Non è un brutto gol, diciamo che se è così alto un gol così non ne abbiamo fatti molti belli. Quinto posto Ilic contro l'Udinese, questo è un gol casuale, totalmente casuale, non era un tiro, non so perché sia stato inserito. Gol che ci diede un punto quasi insperato in una delle partite più brutte della stagione, ma si vede chiaramente che Ilic voleva crossare, questa palla prende questo effetto, si stacca al secondo palo. Dopo quella partita tra l'altro Silvestri ha perso il posto di titolare a Udine in luogo di Okoye. Al quarto posto c'è Blažić contro il Napoli, in Torino-Napoli 3-0, gol del momentaneo 2-0, questo è un super gol, Blažić stoppa nello stretto, se l'aggiusta velocemente e infila Meret sul secondo palo. Quando Nixi ha queste giornate qua, per me tra i giocatori del Toro è uno dei più ingiocabili, poi so di essere uno dei pochi a pensarla così. Questo comunque è un gran gol
che poteva stare addirittura sul podio. Al terzo posto c'è Radonjić contro il Genoa. Beh, al di là delle opinioni che sia sul giocatore, questo è un gran gol, che poteva stare anche al primo posto. Dribbling nello stretto, avversario saltato e piattone sotto la traversa sul secondo palo. Qua c'è tecnica, c'è abilità, c'è visione, c'è veramente tutto, con il fatto anche che era sostanzialmente l'ultimo minuto e Radonjić ha avuto la lucidità anche di imbastire uno spunto del genere. Questo è stato un gran gol, forse il migliore della stagione per quel che mi riguarda. Il secondo è anche questo un gran gol, però è Rodriguez contro il Milan, segnato nell'ultima partita al Grande Torino di Riccardo Rodriguez con la fascia di capitano al braccio, siluro di sinistro sotto la traversa che non lascia scampo a Sportiello. Gol veramente molto bello, e molto bello anche l'abbraccio dei compagni a Rodriguez. Quindi sì, ci può stare assolutamente. E poi al primo posto lo immaginavo perché non l'avevo ancora visto, c'è il gol di Sanabria con Napoli in rovesciata, e sì, e questo è un gran bel gol. Questo è un gran bel gol, perché Sanabria è bravo in un millisecondo a pensarlo, no? Questo gesto in area piccola, in mezzo a un sacco di avversari. Questo sì, è un gran gol che può anche starci al primo posto. Diciamo che questo di Sanabria, quello di Rodriguez, quello di Vlasic e quello di Zapata a Udine, secondo me sono i quattro gol più belli. Quello di Radonjić col Genoa sono i quattro gol più belli del Toro di questa stagione. Poi se li dovessi mettere in ordine, per quello che è la mia classifica personale, forse al primo posto metterei Radonjić contro il Genoa, poi metterei Rodriguez contro il Milan, Sanabria al terzo posto in Napoli-Toro, al quarto posto ci potrebbe stare Vlasic in Torino-Napoli e al quinto posto Zapata a Udine, quel colpo di testa, che non so davvero perché lo abbiano messo al decimo posto, perché poi dopo hanno inserito altri gol, secondo me, meno belli dal punto di vista estetico e della preparazione, o come per esempio quello di Ilic, abbastanza casuale contro l'Udinese. Quindi mi sembra una classifica che tutto sommato ha raccolto sì il meglio della stagione 23-24 del Toro, anche se a livello di posizionamento in classifica io qualcosina di diverso l'avrei assolutamente fatto. Ditemi come la pensate con un commento qua sotto, iscrivetevi al canale, lasciate un like, attivate la campanella, ci vediamo molto presto e sempre forza Toro!